Io sono con Nanni, che è il preparatore dei portieri sì. del Pescara, per commentare un po' questa partita. Abbiamo detto un po' tutti, risultato bugiardo. Sì, assolutamente. Primo tempo, secondo me, bello, bellissimo, contro una squadra forte, terza in classifica, tosta, in tutti i reparti, tecnica, strutturata. Purtroppo abbiamo preso immediatamente dopo 5 minuti, però poi dopo l'abbiamo rimessa a posto con una gara tosta, un grandissimo gol di Maestro. E diciamo che la partita sembrava andare, no, nel canale giusto, perché anche rientrati nei spogliatoi i ragazzi erano veramente molto carichi. Poi abbiamo preso questo gol a freddo che secondo me dopo 30 secondi è un po' penalizzato, ma abbiamo avuto ancora le occasioni per rimettere la partita di nuovo sul pareggio, che secondo me se andavamo via col pareggio non avevamo rubato nulla, perché voi dite sì, ok, 3-1, però il terzo gol avete visto è venuto fuori frutto di un contropiede. Dopo il 3-1 abbiamo avuto l'ennesima occasione con Odgaard di testa, con un grandissimo colpo di testa. Per noi ragazzi ha fatto una grande partita, come tutti d'altronde. Va così, dobbiamo soltanto lavorare e rimboccarci le maniche, c'è poco da dire, bisogna lavorare, fare questi punti, questi 27 punti, 30 punti per tirarci fuori e salvarci, punto, c'è poco altro da dire. Ti chiedo un'ultima cosa, di solito dobbiamo analizzare sempre le super prove di Vincenzo Fiorillo, però oggi ti volevo far fare un commento sulla parata del portiere del Chievo sul possibile 2-2 di Busellato, quanto è stato bravo? Sicuramente se fa una parata da 3 metri, bravo, è stato reattivo, bravo, complimenti a lui. Però oggi c'è tanto rammarico. Sì, c'è rammarico, perché lo ripeto, magari è stato detto anche prima, al primo tempo è veramente tanto bello, contro, ripeto, una squadra molto forte, però ormai la partita è andata, non ci si può più fare niente, non possiamo metterci a piangere, bisogna immediatamente ritornare domani a lavorare, perché sabato c'è una partita, è veramente forse decisivo, no?